Benvenuti al Museo del Ferro, Fucina di Pamparane, che è un monumento storico del paese, inserito all'interno del sistema museale della Valle Sabbia. È motivo di orgoglio per tutti gli abitanti, in quanto gli anziani del paese sanno riprodurre quasi tutti gli utensili che venivano fatti in passato e anche le famiglie sono molto affezionate a questo museo, poiché traevano sostentamento da questo lavoro, lavoro di sacrificio e fatica. E il nostro obiettivo è quello infatti di far conoscere a tutti, ma soprattutto ai giovani, il mestiere che in passato veniva fatto qui. Comincia da un canale, allora ci andavano di una volta, hanno fatto il canale, l'hanno deviato in una parte che si chiama Sariola, l'hanno defluito verso la Fucina e con una vasca, con tutti i suoi attrezzi, e comincia la storia del maglio. Quindi hanno iniziato con la forza dell'acqua a creare l'aria per il fuoco. Perché nel venire giù l'acqua c'è una finestrella che tira giù anche l'aria. L'acqua esce dal sifone e mentre invece l'aria che si stagna dentro lì c'è un tubo e la porta verso il fuoco. E lì abbiamo l'alimentazione dal fuoco con l'aria che puoi dosarla mediante una chiavetta, tanto o poca per scaldare il ferro. Ho preso in mano il maglio a 17 anni, ma ho iniziato ancora a 13 anni. Devo dire che mi è rimasto nel sangue. Questo è tagliato con la trancia un pezzetto di ferro. Lo metto nel fuoco, lo schiaccio qua col maglio, ti faccio il manico che è chiamato la presa per prenderlo. La seconda volta lo allunghiamo e lo allarghiamo, la stessa calda. Quello lì, il maglio, serve a allungarla e allargarla. Questo, vedi che c'è la bocca che è piana? Quelle botte che ci ha fatto dentro quel maglio là, che si vedono ancora un pochino, questo qua ha spianato tutto e l'ha tirata bella liscia. Ci facciamo la canna. Ci facciamo il buco per mettere il chiodo. E qua per mettere la brocca, perché sennò si apre. Quello della stanga è stanghista. Il fa scaldì, il maester, il lauretta, il batimassa. L'attività del ferro a Odola ha avuto un'importanza notevole. Lungo il corso del Vrenda ci sono state molte fucine che poi col tempo hanno cessato l'attività. Nel 1996 la famiglia Reali dona la fucina al comune
con l'intento che diventi un museo. La Fucina di Pamparane prende il nome appunto dalla contrada di Pamparane.